Ma la situazione del nostro ospedale sicuramente la possiamo definire di notevole impegno da parte di tutti. L'ospedale sta fronteggiando la criticità che la situazione impone con uno sforzo organizzativo e di risorse umane notevole. Vi dico semplicemente come esempio che la rianimazione di Vizzolo ha normalmente 5 posti letto. In questo momento noi stiamo gestendo 17 posti letto di rianimazione, quindi più del triplo di quelli che usualmente gestiamo, avendo praticamente rivoluzionato anche la logistica dell'ospedale, utilizzando tutti gli spazi che erano a nostra disposizione, l'unità coronarica, la recovery room e quant'altro. Ma io voglio ringraziare tutto il territorio, hanno fatto veramente sono stati molto generosi, dai cittadini, ai sindaci, alle associazioni, agli imprenditori, è un territorio generoso. Però voglio fare una raccomandazione a tutti, oltre alla generosità devono metterci un po' del loro cuore, stare a casa è un segno di rispetto ed è un qualcosa che protegge noi tutti, che protegge i nostri figli, perché guardate, i malati non sono solo anziani. La rianimazione nostra è piena anche di giovani, quindi è una malattia che non è che riguarda il vecchio. È vero che sono più fragili e quindi più soggetti ad ammalare, però riguarda tutti. Questo è un morbo che sta veramente imperversando e lo possiamo bloccare soltanto muovendoci il meno possibile. Lo dico da medico, da infettivologo, da direttore generale. A livello emotivo, quali sono le vostre reazioni? Beh, a livello emotivo è forse più duro ancora che a livello fisico, che già le posso garantire che è molto impegnativo. Stiamo vivendo tutti una situazione che ci sembrava impossibile da poter verificare, il rapporto con i familiari, soprattutto a distanza, tramite il telefono, è decisamente difficile, però devo dire che stiamo trovando, anche e soprattutto da parte di chi sta vivendo un proprio dramma con il proprio caro, il proprio congiunto in rianimazione, di grande solidarietà e di grande vicinanza. Devo dire che questa esperienza ci sta unendo sia noi operatori, ma anche con tutta la popolazione, perché abbiamo grandissime manifestazioni di stima e di affetto.